Una giornata di novembre, quello sicuramente, perché le nuvole danno quel tocco un po' particolare, ma il fascino e la bellezza di questo posto rimane uguale, anche se fosse una giornata di sole splendido. Villa Valbianello, oggi siamo qui con Annalisa Filippone, la responsabile della gestione operativa del Valbianello, perché c'è una sfida nuova, Annalisa, giusto? Che vi aspetta, Certo. quella dell'inverno e della chiusura della statale Regina, ma tu mi dicevi prima, chi ci ama ci segue, giusto? Esatto, e come hai detto tu all'inizio della tua presentazione, Valbianello è quattro stagioni, soprattutto da quest'anno Sei c'è come la questa. pizza, quattro stagioni, è Esatto, veramente va meraviglioso. bene per Guardate tutto. anche i colori dell'autunno qui al Balbianello, effettivamente, guardate, sono veramente splendidi. Beh, sì. Splendidi, e vedrete poi se dovesse anche nevicare, anche i colori dell'inverno sono fantastici. A proposito d'inverno, ci sono i presepi da visitare? Certamente, a partire dal 4 dicembre faremo la serata inaugurale in collaborazione con l'associazione Amici del Presepe Sezione Tremezzina, l'AIAP, che ci porterà la più grande storia mai raccontata, una serie di 5 diorami realizzati a mano e che verranno presentati qui a Balbianello. E nella serata inaugurale sarà possibile visitare la villa in notturna, assistere a un concerto sotto le stelle con 4 dicembre, lo 4 ricordiamo. dicembre, Ah, esatto, perfetto, quindi. e con il coro Pieve d'Isola, quindi anche qui un coro locale. E quindi torniamo al discorso 4 stagioni, chilometro zero, siamo per il territorio e anche questa purtroppo brutta notizia della chiusura della strada, vogliamo dare un segno È al uno stimolo. territorio, uno stimolo, esatto, noi ci siamo, vi aspettiamo, passiamo delle feste serene tutti insieme e veramente sarà bellissimo. I presepi saranno visitabili fino al 9 di gennaio, per cui fino a oltre l'Epifania. Quindi tutto il periodo di dicembre, tutto il periodo Esatto. delle feste, insomma, sostanzialmente splendidi davvero perché io l'ho visti, sono qualcosa di unico, quindi è un invito ovviamente. Annalisa, il bilancio di questo 2021 direi che comunque vi colloca sempre in alto, sempre al top. Esatto, abbiamo passato i 71.000 visitatori. Sempre il bene fai più visitato in Italia. Esatto, sì. È stato un anno di italiani sicuramente, però anche gli stranieri non sono mancati, siamo arrivati a circa 38.000 visitatori stranieri, quindi ancora nonostante la situazione pandemica siamo contenti di essere nel cuore dei visitatori. Abbiamo avuto diversi matrimoni, nonostante tutto, una sessantina siamo riusciti a celebrarli tra Anche qualche matrimoni, VIP. sì, anche qualche VIP. Per il 2022 abbiamo già praticamente il calendario quasi completo, sono già 120 matrimoni prenotati e ci sono già richieste per il 2023. Ci ritroviamo praticamente nella condizione di avere la coda del pre-pandemia e le nuove richieste, quindi ci siamo. Allora, Annalisa, questo qui invece è il posto più, per così dire, suggestivo, romantico anche se vogliamo, che ricorda Star Wars, insomma, Certo, è sostanzialmente, l'angolo giusto? più conosciuto. Forse più conosciuto, vedo che molti arrivano con le macchine pronti per fare le foto, giusto? Esatto, sì, ha ancora molto seguito, sia James Bond sia Star Wars, quindi le pellicole che sono state girate qui ancora portano tanti appassionati. Ecco, questo è il punto d'attracco, sotto c'è proprio il pontile e quindi ecco, oggi abbiamo fatto questo piccolo assaggino per il Balbianello, ricordando allora la cosa più importante, che la sfida della regina chiusa, insomma, non vi ha né spaventato, né abbattuto, né fermato. Noi ci siamo. Dal 4 allora. Dal 4 dicembre vi aspettiamo con i presepi.